Questo video tutorial vedremo una funzionalità molto utile presente in Topografo, quella di poter praticamente calcolare in modo automatico le matrici di varianza e covarianza. Sappiamo che al catasto, con nuova disposizione di pregeo, è stato richiesto sempre l'obbligo di utilizzo delle matrici anche per baseline al di sotto dei 5 km. Non tutte le strumentazioni permettono di fornire questa informazione, oppure che sia il firmware dello strumento, oppure il controller, lo software del controller non permette di calcolarle, o anche perché non c'è il punto è stato calcolato e non battuto direttamente dal GPS. In questo caso noi ci troviamo in questa situazione in cui lo strumento contiene praticamente matrici pari a zero. Come possiamo procedere a questa operazione? Semplicemente dal menu libretto selezioniamo il libretto dove ci sono i punti interessati. Selezioniamo tutta la colonna, tasto destro, modifica celle. C'è un'opzione nuova che è presente qui e ci permette di calcolare le matrici di varianza e covarianza. In questo modo mi va a generare quello che è la matrice di varianza e covarianza, quindi in fase di elaborazione mi porterà già con sé nella baseline anche le matrici di varianza e covarianza. Andiamo automaticamente a verificare quindi quali sono i punti di elaborazione. Ok, lasciamo inserimento tutte mantieni i punti collegati nel libretto, eseguo la traslazione, quindi vado ad elaborare quello che è il mio libretto, calcolo eventualmente i punti, la combinazione di punti fiduciali come normalmente richiede anche pregeo, calcola, ok. Perfetto, lasciamo appunto l'elaborazione, creiamo l'elaborazione e in automatico abbiamo la rappresentazione del baseline, o quindi di collegamento con tutti i punti collegati. Se clicchiamo sulla linea vediamo appunto che c'è il riferimento delle matrici di varianza e covarianza e la baseline di collegamento, e quindi il libretto è conforme con le ultime disposizioni.